di preghiera del mercoledì, poi continueremo la preghiera in altro modo, ma praticamente chiudiamo oggi la nostra preghiera del mercoledì pomeriggio e vogliamo ringraziare il Signore, perché è un dovere nostro, di tutte le grazie che ha concesso, soprattutto della santa perseveranza. Il Signore ci ha dato la grazia di perseverare sino alla fine, ed è detto che chi persevererà sino alla fine, costui sarà coronato. Quante cose il Signore ci ha detto in questo anno, quante cose ha fatto per noi, e abbiamo perciò motivo di ringraziarlo. Ma quante cose il Signore ha detto e noi non abbiamo fatto, e questo deve essere motivo di riflessione per noi e di pentimento per noi davanti a Lui, perché non abbiamo seguito le sue orme, i suoi insegnamenti. Questa sera è venuta una parola, Lui avanti e noi dietro, venite dietro me, Lui il pastore, noi le pecore, Lui che cammina avanti e noi che andiamo dietro. Non bisogna perdere di vista, e eravamo in questa lettura quando ho aperto la Bibbia ed è venuto un testo di Marco dove è detto: mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed erano stupiti coloro che venivano con Lui, ed erano pieni di timore. Cioè, ad un certo punto Gesù comincia a camminare avanti, e gli altri gli vanno dietro. Gesù cammina svelto, e gli altri arrancano dietro di Lui e sono intimoriti di questo modo di agire di Gesù. Gesù andava sollecito verso Gerusalemme. E allora si affollano attorno a Lui e Gesù chiama a sé i dodici e dice: in disparte che saliamo a Gerusalemme, e lì il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sacerdoti e agli scribi, sarà condannato a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, però dopo 3 giorni risusciterà. Ecco, sembra che Gesù sia sollecito di camminare, cammina avanti a loro in un certo momento e gli altri dietro a lui, e si stupiscono, hanno grande timore di questa, diciamo, sparata di Gesù. Ma Gesù chiarisce che si va in fretta a Gerusalemme e lì sarà consegnato. E il terzo annunzio della passione, morte e risurrezione del Signore. Il senso è questo, che noi dobbiamo andare dietro di Lui, e certamente Egli non ci porterà a nozze, come si suol dire, a meno che intendiamo il senso delle nozze, che sono le nozze della croce, il letto nuziale della croce, dove Gesù darà il suo corpo per la nostra salvezza,
darei il suo sangue per la nostra vita. Però dobbiamo andare dietro di lui, non aspettandoci cose belle, le cose di questo mondo, perché andare dietro di lui è spogliarci di una mentalità mondana, di un sentire mondano, di un agire mondano, e camminare dietro di lui portando la croce, affascinati dalla bellezza di lui, ma che non è una bellezza di questo mondo, è una bellezza dell'altro mondo. Però dobbiamo convincerci che seguire Gesù è lasciare, e lasciare senza rimpianto, lasciare il vecchio modo di vivere per un nuovo modo di vivere. Abramo, tu lasci quello che conosci, ma non sai dove Dio ti porta. Dobbiamo lasciare sapendo ciò che lasciamo e non sapendo ciò che troveremo. Troveremo soltanto la croce, ma con la croce troveremo Lui. Troveremo la vita eterna, la vita vera. Diceva poco fa Gesù, poco prima di questo testo, immediatamente prima, cosa noi avremo, Signore, noi che ti seguiamo? E Gesù dice, voi avrete il centupro. Chi lascia i campi, padre, madre, fratelli, sorelle per me, riceverà al presente il centupro in casa, fratelli, sorelle, madre, figli e campi, però non senza la persecuzione, e nel futuro la vita eterna. Molti dei primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Perciò Gesù promette il centuplo, però in maniera diversa, nella tribolazione, ma promette a quelli che lo seguono la vita eterna. Dobbiamo avere il coraggio di seguirlo. Tante volte ci manca il coraggio, veniamo meno, abbiamo paura del futuro, abbiamo di nuovo l'attrazione di ciò che abbiamo lasciato, ci ricordiamo ancora dell'Egitto da cui siamo usciti, ci ricordiamo ancora dei porri, dei meloni, delle cipolle, degli agli d'Egitto, ci ricordiamo delle carni fumanti e dei pesci del Nilo. E ci viene duro dire di no a queste cose e siamo tentati di ritornare in Egitto, ma il Signore ci dice camminate con me nel deserto, io vi assicuro soltanto la manna del cielo e l'acqua della roccia, il resto niente, dovete camminare per arrivare alla terra promessa dove fluisce latte e miele. Ecco, fratello, la nostra vita è una vita di sacrificio, è bene che noi lo sappiamo, ma è un sacrificio che noi affrontiamo avendo accanto a noi Gesù, avendo colui che ci promette la vita eterna, avendo accanto colui che è Salvatore nostro, avendo accanto a noi la sicurezza per l'avvenire. Chiediamo al Signore di comprendere tutto questo e di seguirlo. Di seguirlo con coraggio, con fedeltà e senza rimpianti. Lode e gloria a te, Signore. Canto numero 259. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Thank you.
Sei chiamati a te, ma noi non abbiamo lasciato il mondo da cui tu ci hai tratto e stentiamo a lasciare il mondo da cui tu ci trai. Signore, i segni esterni di questa chiamata interna mancano, eppure quando mancano questi segni esterni può darsi che mancano i segni interni, perché quando ci sono i segni interni di un mutamento di vita sentiamo il bisogno di mutare anche esteriormente il nostro modo di comportarci e di vivere. Quando gli apostoli seguirono il Signore lasciarono tutto, ognuno aveva la casa, ognuno aveva la famiglia, ognuno aveva i campi, lasciarono tutto. Quando si formò la prima comunità di Gerusalemme, ognuno lasciò la propria casa, vendette i propri averi e misero tutto in comune. Cioè lo Spirito dà la spinta a lasciare quello che si aveva, a mutare vita, a non possedere nulla. Signore, noi ti chiediamo che questi segni che denotano il nostro cambiamento ci siano almeno in radice dentro di noi, perché finché non notiamo questi segni di cambiamento, di abbandono, delle cose che prima gustavamo, ancora non diamo i segni a noi stessi
che siamo mutate. Quando Francesco cominciò a fare seguaci, ecco che si scalzano gli uomini, smettono le vesti comuni, prendono un sacco e seguono. E quando ci sono uomini che hanno famiglia, donne che hanno famiglia e non possono farsi frati, non possono andare in comunità, Francesco trova la maniera perché si lasciano il mondo e quell'abito di penitenza, prendono l'abito nuovo, pur vivendo in famiglia, pur vivendo in società, pur mantenendo la propria vita nel mondo, ma cambiano l'abito per dire che è cambiato qualche cosa in loro. Si astengono da tutte le cose a cui prima partecipavano, segno che sono cambiati i gusti. Signore, ti chiediamo che ci sia in noi questo cambiamento di gusti. E se non c'è il cambiamento di vestito radicale, che almeno ci sia il cambiamento, così, un cambiamento in cui si nota che noi non gustiamo più il modo di agire, di vestire, di fare del mondo, perché siamo alla tua sequela. O Signore, dacci i segni del cambiamento e fa che viviamo anche dei segni del cambiamento, perché noi ti apparteniamo e non apparteniamo al mondo. Non possiamo essere anfibi, e cioè parte di terra e parte di acqua. Dobbiamo essere o tutti di terra o tutti di acqua. Non possiamo avere il miscuglio, perché nessuno può servire a due padroni. Ti chiediamo, Signore, questo mutamento radicale, almeno dentro di noi, ma che si manifesta esteriormente nel nostro modo di vivere, di conversare, di vestire, di agire. E anche che dobbiamo restare nel mondo e vivere la vita del mondo, che si noti la differenza tra prima e dopo. Signore, abbiamo ricevuto l'effusione nello Spirito, tu ci hai chiamato una vita nuova, fa che viviamo in realtà questa vita nuova. Lode e gloria a te, Signore. Portami per la tua strada, lascia, Signore, che io mi lascio condurre e seguo te dovunque tu mi condurrai. Signore, conducici tu per noi e fa che crediamo a te, l'unica vera cosa preziosa che vale in questo mondo. Siamo attratti ancora dai bagliori delle cose del mondo, ancora ci attacchiamo alle cose che luccicano, siamo ancora attratti dalle cempusaglie del mondo. Signore, ti chiediamo di lasciarci prendere da te. Tu prendi il nostro cuore, Signore, e fa che noi ti seguiamo con tutto il cuore. E benedicici, Signore, nel nostro cammino. Lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, quanto ci hai fatto innamorare di te. Abbiamo vissuto i momenti felici che anche gli apostoli hanno vissuto sul Tabor, e pensavamo di prolungare quei momenti per sempre. Ma anche a noi, come a loro, hai detto di scendere a valle, di camminare a valle per parlare di te a chi aspetta ancora l'annunzio della buona novella. E allora, Signore, abbiamo cominciato a vedere la necessità di avere te per mano, Signore, perché camminare da soli è una cosa ardua, è un'impresa difficile, Signore. Ma abbiamo anche visto che tu
Non ci lasci mai da soli, o Signore. In ogni momento della nostra vita, o Signore, sei stato e sarai sempre accanto a noi. Signore, questa sera ti abbiamo chiesto di aiutarci a cambiare completamente vita, o Signore, per eliminare quanto di brutto ancora c'è in noi e che ti offende. Signore, noi siamo in questa valle, o Signore, e camminiamo, o Signore, e abbiamo sperimentato la difficoltà di essere veramente cristiani. Abbiamo sperimentato l'importanza di avere il coraggio di essere cristiani, perché il mondo che ci circonda ci frappone ostacoli in ogni momento del nostro cammino. Ma ti abbiamo scelto, o Signore, ti abbiamo eletto come nostro Dio, Creatore e Signore, come nostra guida e liberatore, e vogliamo stare sempre accanto a te, o Signore, accanto a te, buon pastore della nostra vita, delle nostre anime, perché tu solo hai avuto pietà di noi. Nessun altro si è interessato di noi come hai fatto tu, o Signore, e ci hai tirato fuori dalla fossa del peccato, dalla sporcizia del peccato in cui eravamo. Signore, a poco, Signore, stiamo sperimentando quanto è bello vivere accanto a te. Ma desideriamo che questa esperienza la facciano anche tanti nostri amici e parenti. Dacci la possibilità, o Signore, di essere dei buoni evangelizzatori, dei buoni missionari, dei buoni testimoni, così come stasera ti è stato detto, o Signore, del tuo Vangelo. Fa, o Signore, che ognuno di noi, camminando, possa essere riconosciuto come cristiano, perché si comporta da cristiano. Ascoltaci, o Signore. Voltiamo mai le spalle, Signore Gesù. Grazie. Invita a spianare, a dissodare i terreni incolti e a darci un cuore nuovo. Il Signore ci dà tanti testi qui, ne scegliamo uno di Ezechiele. Ecco, il Signore dice che la casa di Israele saprà che io, il Signore, sono il loro Dio, quando gliel'avrò ricondotto dalle genti e l'avrò radunati dalle terre dei loro nemici e avrò mostrato in loro la mia santità davanti a numerosi popoli, allora sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio, perché dopo averli condotti in schiavitù fra le genti, li ho radunato e non ha lasciato fuori neppure uno. Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla casa di Israele. Parola del Signore. Ecco, il Signore ci dice che dopo di averci percorsi ci risanerà, dopo averci dispersi ci radunerà e manifesterà la sua gloria in mezzo a noi. Pur uno sarà lasciato fuori. In quel giorno il Signore manifesterà il suo volto, perché diffonderà il suo spirito su di noi e noi vedremo il suo volto. Signore, è un futuro di speranza che tu ci prospetti, ma questo futuro di speranza passa attraverso un cammino lento, un cammino sicuro, un cammino in cui noi lasciamo il mondo e le cose del mondo e veniamo dietro di te. Lode e gloria a te, Signore.
Sì, oh Signore, vogliamo esaltarti in questo momento. Lo facciamo con il canto 210. Signore, vogliamo rimanere su questo clima, Gesù. Vogliamo rimanere sulla tua lode, oh Signore Gesù. Ecco, vogliamo esaltare te, oh Signore Gesù. Il nome tuo santo adoriamo. Il tuo nome, Gesù. Il
Signore dice che ha orecchie per sentire e vuole sentire la voce di tutti, perché tutti siamo stati chiamati. Rispondete a me, parlatemi di voi, io vi ascolterò, perché io sono in mezzo a voi un Salvatore potente. E il Signore vuole che noi ci rivolgiamo a Lui, ma che ci rivolgiamo con tutto il cuore, dall'intimo del cuore. Parliamo a Lui, Lui ci ascolta, vuole sentire la nostra voce, la nostra preghiera. Signore, Tu ci hai chiamati, e come le pecorelle si radunano attorno al pastore e fanno sentire la loro voce, così questa sera vogliamo fare sentire il nostro beato. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di starti vicino, abbiamo bisogno di che Tu ci conduca. Tante volte ci sentiamo deboli, abbiamo bisogno che la Tua mano sia protesa verso di noi. Alle volte siamo caduti e abbiamo bisogno che le tue mani si sollevi. Alle volte siamo resti a camminare e Tu vuoi trascinarci dietro di Te. Signore, noi siamo coscienti di appartenere a Te, ma sentiamo la nostra debolezza. Signore, conducici con Te alle acque tranquille, ai terreni fertili, dove noi possiamo mangiare e bere con Te. Signore, Tu questa sera ci hai dato un testo dove ci inviti a mangiare il Tuo corpo e a bere il Tuo sangue, perché vuoi stare vicino a noi, vuoi nutrirci di Te, vuoi nutrirci della Tua parola che si fa carne e si fa sangue. Non c'è modo migliore, Signore, di stare vicino a Te che riceverti nel Tuo corpo e nel Tuo sangue. Signore, facci innamorare del Tuo corpo e del Tuo sangue, fa che noi Ti serviamo mangiando di Te, bevendo di Te e alimentandoci ogni giorno della Tua parola. Gloria e gloria a Te, Signore.